Ancora brillano e ancora echeggiano le voci, la musica che hanno regalato emozioni uniche ai fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un posto per ascoltare il genio di Puccini al Verdi di Salerno per la festa della musica. Trovarci in questo giorno qui, in un teatro che è una meraviglia e anch'esso un patrimonio, significa guardare i valori della cultura, dell'arte, della musica che uniscono anche le nazioni del mondo. Sapere che questa è una grande azione di internazionalizzazione, trovare qui Tirana insieme al Conservatorio di Salerno, significa puntare sulle nostre istituzioni che restituiscono all'Italia quella dignità, quel ruolo centrale di cultura artistica per la quale siamo riconosciuti nel mondo. Si triplica il prossimo anno, saranno tre probabilmente le serate della festa della musica al Massimo Cittadino per rispondere al desiderio di cultura che cresce in città. La prova provata che Salerno ha sete di cultura, sete di musica, siete voi. In questo momento il teatro è pieno ed è pieno per la lirica. Molti, caro Fulvio Artiano, molti dicevano la festa della musica, ma forse la lirica, l'opera è un'arte che ha dei destinatari solo i melomani. No, invece non è vero. Dico solo questo, noi stiamo proponendo una produzione musicale a Salerno che da gennaio ad oggi, 2-3 eventi a settimana, abbiamo sempre le sale piene. E c'è una rassegna sull'opera che tutti i mercoledì alla Pinacoteca Provinciale è piena di gente. Si potrebbero sprecare gli aggettivi per la festa della musica celebrata nel giorno del solstizio d'estate al Teatro Verdi, una produzione italo-albanese che ha unito i maestri professionisti di Tirana e i giovani talenti del Martucci di Salerno, a dirigerli Jacopo Sipari di Pescasseroli, che non ha mai nascosto il suo amore per Giacomo Puccini. La musica stasera unisce due paesi, l'Italia e l'Albania, la musica unisce i giovani del mio conservatorio, dell'orchestra e del coro con dei professori d'orchestra del Teatro di Tirana. Sono molto 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 contento di vedere il teatro pieno e questo è quello che mi dà la forza di andare avanti e di continuare a organizzare eventi per il territorio ma anche a livello internazionale. Ricordo brevemente che il Conservatorio Martucci di Salerno in questi anni ha strutturato partnership con più di 25 paesi al mondo, di cui vari paesi extraeuropei, e ha circa 100 accordi bilaterali di cooperazione artistica. Quindi è uno dei conservatori sicuramente più avanti in Italia e uno di quelli più conosciuti in Europa e nel mondo.